acquistato un tacchino dal peso di 7 kg e siccome è molto grande, voglio farlo ripieno al forno. Qui gli insegnamenti della bisnonna mi tornano utilissimi e procedo esattamente con la sua ricetta, usando per prima il metodo di marinatura. Mariniamo il tacchino. Ho bisogno di 2 cipolle rosse, ma vanno bene anche le bianche, mezzo chilo di piselli congelati o piselli secchi che il giorno prima metto a bagno, 5 carote grandi, 3 steli di sedano con foglie, 10 foglie di salvia, 4 rametti di rosmarino, 8 foglie di alloro, 4 cucchiai di sale. In primis spalgo il sale attorno e dentro al tacchino, poi spezzetto la cipolla, carote e sedano e le verso dentro un recipiente dove ho adagiato il tacchino. Ci aggiungo tutti gli altri ingredienti e alla fine il vino fino ad immergere il tacchino. Lascio così il tacchino a marinare una notte ed un giorno intero. Dopo la marinatura posso proseguire con la preparazione della carne in cottura al forno. Metto il tacchino in una teglia a bordo alto. Prendo gli ingredienti della marinatura, tranne il rosmarino ed alloro, e li infilo nel ventre del tacchino. Con uno spago lego ali e gambe. Aggiungo un quarto di vino della marinatura e lascio cuocere a 130 gradi per 40 minuti ogni chilo. Questo significa che per 7 kg di carne bisognano 5 ore di cottura. Faccio attenzione però che ogni tanto apro il forno e verso un po' del liquido sotto anche sopra nel ventre. Dopo le 5 ore, e questo è il nostro tacchino. Il nostro tacchino ripieno. Morbido ed aromatizzato. Abbiamo una carne senza eguali. Adesso possiamo tagliare e con gli ingredienti del ventre abbiamo anche il contorno della carne. Tagliamo e serviamo a tavola. Se vogliamo un po' di liquido, basta prendere il succo nella teglia e cospargerla sopra. Buon appetito!